Oggi la parola ci porta a parlare della preghiera perché Luca fa questa strana parabola in bocca a Gesù, un po' particolare, e anche la prima lettura con Mosè che intercede per la battaglia ci porta a riflettere sulla preghiera. Vi confesso di essere un po' in difficoltà, non perché non ami la vita di preghiera, non perché non abbia rappresentato e rappresenti per me tantissimo, ma perché mi rendo conto di non essere stato capace a parlare della preghiera. La preghiera è una cosa a cui non ci si convince, si sperimenta. Chi non ha voglia o non sa o non riesce a pregare non potrà mai essere convinto, e chi invece ha sperimentato la grandezza e la bellezza del dialogo continuo con Dio non ha bisogno di essere convinto. Cerco allora di superare questa mia apparente crisi, dicendo che ho la fortuna immensa, e ringrazio continuamente il Signore di questo, di accedere alla parola continuamente, vuoi per i libri che preparo, le conferenze, i ritiri, vuoi per stare un po' aggiornato sui social network, sul blog. Medito praticamente tutti i giorni la parola di Dio, la studio, mi informo e soprattutto cerco di farla vibrare dentro di me. Allora ecco, considero un po' questo il mio pregare, stare continuamente in contatto con la parola, cercando di metterla in comunione profonda con la mia vita. Ciò non toglie poi che io cerchi, come riesco nella povertà di quello che sperimento e vivo, di affidare al Signore le tante persone che conosco, di cui vengo a conoscenza, le situazioni, a volte fin troppo. E quindi, come dico sempre, Signore, metto tutti nel mucchio, poi fai tu. È difficile parlare della preghiera perché siamo debitori da, come dire, una visione a volte un po' approssimativa della preghiera. Tant'è vero che molto spesso confondiamo la preghiera con l'intercessione, basta col chiedere, ti prego, fammi un favore. La preghiera è un po' ambigua, così come a volte noi cattolici l'abbiamo sperimentata. Perché? Perché è come se noi sapessimo cos'è il nostro bene. Allora cerchiamo di convincere Dio, chissà per quale misteriosa ragione sto zotico e questo avaro non ci concede ciò che gli chiediamo, a sganciare. Purtroppo spesso questa è la visione che abbiamo della preghiera, contro cui Gesù spesso si scaglia. Dio non è un potente da ricattare, ma un padre che sa benissimo di cosa abbiamo bisogno. Quel bussate vi sarà aperto, come dico spesso, io non ho mai avuto una porta aperta rispetto a quello che chiedevo, ma ne ho trovate mille altre di aperte. Non quella che io chiedevo, che pensavo essere fondamentale per la mia serenità, la mia felicità, ma altre porte che mi hanno fatto accedere a mondi, a esperienze, a illuminazioni, a intuizioni, a gioie inattese. Come dire, il rapporto della preghiera si capisce il momento in cui noi abbiamo un rapporto con Dio, un'esperienza di Dio sufficientemente intrigante da poterla coltivare. La preghiera nasce il momento in cui sappiamo che io e Dio abbiamo qualcosa in comune, che è il destino del mondo, ma che è anche la mia personale felicità. Allora capiamo meglio le due icone della scrittura di oggi. La prima è questo Mosè, molto bello, questo Mosè che prega, che intercede, ma alla fine è talmente sfinito, è talmente stanco che gli devono tenere alzate le braccia. Capite che non è un rito magico, ma è un'immagine fortissima per dire che a volte siamo sostenuti nella preghiera. Allora mi consola, prima vi dicevo di entrare un po' in crisi quando devo parlare della mia preghiera personale, ci sono stati momenti in cui ho pregato davvero tanto. Adesso la preghiera ha assunto un po' il ritmo dell'età che avanza. Ho scritto e ribadisco in qualche mio testo che secondo me i libri di preghiera servono solo a chi li ha scritti, che ognuno deve trovare il suo ritmo. Sapete come la penso? Io dico sempre che ognuno trovi il suo spazio di preghiera quotidiana, che poi sia il rosario, i salmi, sia una passeggiata nella natura, non importa. La preghiera è questo contatto che ci permette di entrare in profonda comunione con Dio.
ascoltando e meditando la sua parola, certo, ma anche rispondendo, anche affidando, anche ringraziando, lodando, arrabbiandosi, tutto diventa allora opportunità e occasione di preghiera. Mosè ci insegna che a volte siamo anche invitati a chiedere una preghiera, perché non ce la facciamo. Mi fa sempre sorridere quando i miei amici monaci di clausura, quindi che pregano 8 ore al giorno, dicono: ah, sapessi che fatica! Dico: porca miseria, se fate fatica voi, che fatica faccio io quando magari leggendo un salmo penso a tutt'altro. Allora, come dicono alcuni maestri di spiritualità, è il momento di portare la distrazione dentro la preghiera, di portare dentro il mondo vissuto dentro la preghiera. È un padre misericordioso colui al quale ci rivolgiamo e quindi sa bene di cosa abbiamo bisogno. Siamo noi che a volte non lo sappiamo. La preghiera non serve a convertire Dio, ma a convertire me. Allora capiamo meglio l'ambigua parabola di Luca, in cui quasi all'apparenza sembra che Dio sia un giudice iniquo, ingiusto. E questa parabola rischia di assecondare una nostra pessima idea di Dio, che Dio c'è, va convinto, quindi gli rompiamo le scatole. Dobbiamo capire bene. Luca riporta questa parabola di Gesù in un momento delicatissimo per le comunità. La vedova allora la possiamo senz'altro identificare con la comunità cristiana, con la sposa rimasta vedova perché Gesù risorto è tornato al Padre. Il giudice iniquo che non dà giustizia allora non è certo Dio, ma il mondo che attorno alle prime comunità sta impazzendo, come succede oggi. Pensate che intorno all'anno 80 l'imperatore si prende per Dio, obbliga la gente a prestargli culto. E vi immaginate le comunità dell'Asia, ancora molto fragili, ancora molto entusiaste, ma spiazzate, cosa possono pensare di questo imperatore che si prende per Dio e non dargli retta voleva dire rischiare la pelle. Ecco allora che Gesù offre a loro e a noi una risposta davanti a questo mondo che vede l'Occidente impantanato, che vede la nostra politica implosa, che vede l'umanità occidentale sempre più arrabbiata, sempre più spaesata. Mi è piaciuto molto quello che diceva Roberto Vecchioni in queste scorse settimane: è diventata una demofollia la nostra, non più una democrazia, in cui chiunque può dire qualunque stupidaggine e brandire la clava di internet, del giudizio, dell'insulto, proprio fermate il mondo che voglio scendere. Allora come fare per sopravvivere qui dentro? Gesù ce lo dice: persevera, insisti, chiedi, non arrenderti davanti al giudice iniquo, ma chiedigli, chiedi giustizia, chiedi di essere trattato come un cittadino, chiedi di riflettere, chiedi. E poi Gesù aggiunge una frase che, come ho scritto sul commento, e chiedo scusa per la forza, ma è una frase bastarda, è quella domanda che non fa dormire la notte: quando tornerò ci sarà ancora la fede su questa terra? Gesù non dice: quando tornerò ci sarà ancora una struttura organizzativa, i dicasteri vaticani, il mio oratorio, ci sarà il Kurtz che scrive. Gesù chiede se ci sarà ancora la fede, non chiede neanche se ci sarà la presenza cristiana nel mondo, non chiede nulla di tutto questo, chiede se ci sarà la fede. Prendiamola così com'è questa domanda, carogna, come se Gesù dicesse: l'unico modo per sopravvivere alla battaglia, l'unico modo per restare fedeli, l'unico modo per non perdere la speranza, l'unico modo per essere attivi in questo mondo è conservare questa profonda intimità con Dio che è la meditazione della parola, che è la preghiera quotidiana, che è l'interrogarsi davanti a tutto ciò che il Signore ci ha dato e ci ha donato. Allora forse potremo dire nella nostra preghiera domenicale: ve lo auguro e me lo auguro, Signore, non so se troverai ancora la fede, ma la mia io cerco di coltivarla. Buona domenica.